Chiesa di San Giuliano. La chiesa di San Giuliano è inserita in un contesto urbano di grande suggestione. Si affaccia infatti sulla via Crociferi, che può essere considerata senza alcun dubbio la perla della ricostruzione settecentesca di Catania. Proprio di fronte alla chiesa è il grande complesso dei Gesuiti, costituito dalla chiesa di San Francesco Borgia e dal grande collegio, oggi sede dell'Istituto d'Arte, che si estende molto in profondità con i quattro cortili e gli ambienti per i religiosi. Secondo alcuni studiosi, la chiesa di San Giuliano può essere attribuita al Vaccarini, che l'avrebbe realizzata tra il 1739 e il 1751. Il prospetto, concavo al centro, è movimentato da una loggia di coronamento che si dispone all'altezza del secondo ordine della facciata. Sul frontone spezzato che sovrasta il portale d'ingresso poggiano due figure femminili allegoriche. Il breve sagrato, chiuso da una cancellata, è decorato da una tessitura di sassi bianchi e neri. In alto la cupola è avvolta da un loggiato poligonale che ricorda quello della chiesa di Santa Chiara. Da questo loggiato le religiose, spesso provenienti da famiglie della nobiltà catanese, potevano seguire la processione della festa di Sant'Agata, che la notte del giorno 5 saliva lungo la via San Giuliano per svoltare poi in via Crociferi. L'interno, avvolto da una suggestiva luce dorata, è un grande spazio ottagonale in cui trovano posto le ampie cappelle e gli altari. Le opere d'arte più importanti sono l'altare maggiore, un crocifisso del XIV secolo, la Madonna delle Grazie con San Giuseppe e San Benedetto di Sozzi e Sant'Antonio Abate del Seicento. Accanto alla chiesa, il convento di San Giuliano, oggi sede la Camera del Lavoro. Vita delle monache catanesi. Prima del terremoto del 1693, i monasteri in Catania erano 14, dopo il vescovo Origio li ridusse a 6. Sotto la regola di San Benedetto, quelli titolati San Placido, San Giuliano, Santissima Trinità, San Benedetto e Sant'Agata, il sesto sotto la regola serafica di San Francesco si titolava Santa Chiara. Quasi tutte le monache dei sei monasteri appartenevano al patriziato catanese o alla ricca borghesia. Era allora abitudine di ogni famiglia nobile affidare alle religiose l'educazione delle proprie figliole, le quali rimanevano poi nel monastero in cui prendevano il velo, sacrificandosi a favore del primogenito o in mancanza di questo della sorella maggiore, unica erede delle ricchezze della famiglia. Dopo un anno di noviziato la figliuola andava sposa a Cristo. Spogliata l'abito del noviziato, indossa quello monacale, si prostrava per terra in mezzo all'oratorio e veniva coperta come una morta da una coltre nera. Ai piedi erano due candelabri accesi, la cerimonia si svolgeva fra grande commozione, mentre le campane suonavano a morto. Quando la professa si levava, il sacrificio era compiuto. Ai parenti e agli invitati era quindi riservato uno splendido trattamento offerto all'abbadessa, Guglielmo Policastro, Catania nel 700-1950.